pareggio per la capolista Skillation nella trasferta a Gianò contro la Real Gianò, 2-2, due volte in vantaggio alla squadra di Bertolotti, due volte raggiunte dai padroni di casa, ma a distanze immutate contro la seconda, quella Real Cropani, anch'esso fermato sul pareggio, ma questa volta in casa dalla Vigor Catanzaro, una squadra che lotta per le zone alte della classifica per l'inserimento nei playoff. Quindi rimangono esattamente 12 punti di vantaggio per la capolista, con possibilità nel recupero di mercoledì contro la Kennedy di portarsi addirittura a 15, a 6 giornate dalla fine, quindi cominciare a festeggiare una promozione più che meritata nella seconda categoria. Kennedy che si è tolto il gusto, quindi bisogna stare attenti a parlarne prima, perché le partite vanno sempre giocate, come si dice, si è tolto il gusto di battere un Città di Soverato che perde così forse una delle ultime possibilità di inserirsi nella zona playoff. Una sconfitta nella partita di sabato 2-1 per la Kennedy, con la Città di Soverato che si era portato anche in vantaggio con Matozzo, ma poi viene raggiunto e scavalcato dalla Kennedy. Quindi Kennedy che, anche se in questo caso nella terza categoria non valgono le posizioni di coda, lascia l'ultimo posto al Grifone Catanzaro e si mette in penultima posizione a 12 punti. Comunque, per tornare alle zone alte della classifica, detto delle prime due, Skillation e Real Cropani, poi la lotta per la disputa dei playoff si fa interessante. Saletti a 23 punti, vittorioso con un secco 9-0 contro il Grifone Catanzaro, ultimo in classifica. Goodfellas Catanzaro a 22 punti, anche qui è una vittoria nell'anticipo di sabato 2-1 contro il Life Simeri Crichi, e Real Sovega Simeri che ha pareggiato in questa settimana, ma che a 21 punti può ancora sperare, anzi sicuramente è quinta in classifica e quindi resta per la disputa dei playoff. A 20 punti la Vigor Catanzaro, come dicevamo, a 17 punti invece restano Città di Soverato, Life Simeri Crichi e Real Gianò, che in pratica le prime due hanno perso, l'altra, come abbiamo visto, ha pareggiato. Quindi un campionato che dovrebbe esistere, solo sussistere ancora per queste partite finali, per la disputa delle posizioni di testa dalla seconda alla quinta, che ricordiamolo, in questo campionato consentono una sola partita di semifinale, quindi altre due promozioni oltre alla prima direttamente in seconda categoria.